Ciao a tutti ragazzi, io ieri ho visto una partita vergognosa, vergognosa a Salerno, dove viene espulso Maggiore, non si sa perché o per cosa, e dove il solito pugile, che è immune come era immune Chiellini, se vi ricordate, fa tutto quello che vuole, espulsione netta, perché per un fallo simile, un paio di mesi fa è stato espulso un giocatore di cui non ricordo un nome, sempre dallo stesso arbitro. E una squadraccia come la Juventus che gioca tutto all'infuori che a calcio, a cui viene spianata la strada per la vittoria, in 10 ha rischiato di andare sotto più di una volta. Quindi, perché io ti dico se non prendiamo una punta rischiamo di buttare all'aria una stagione? Proprio perché questa Juve qua mi ricorda molto il Milan di 2 anni fa. Tra l'altro, saluto Tiziana perché parlavamo di questa cosa con la mia amica Tiziana. Ciao Tiziana. Perché non è pensabile affrontare una stagione con Lautaro Martinez e Thuram. Io gli altri due purtroppo ragazzi non li conto nemmeno, soprattutto l'atteggiamento di Sanchez, il poco rispetto che ha Sanchez verso l'Inter. A me questa roba non va giù, ve lo sto dicendo da inizio anno. Quindi questa Juve che è ridicola, se te la guardi giocare a calcio fanno ridere. Questi giocano a pallate, giocano chiusi in area con la Salernitana 80 minuti, ma hanno lo stesso culo che aveva il Milan 2 anni fa. Fanno mezzo tiro, vincono al 93esimo, vincono tutte queste partite sporche, vanno sotto, recuperano e poi vincono. Cioè, e poi tutti i favori arbitrali, perché loro hanno dei favori arbitrali, passano tutti sotto manco. E rigirano la frittata attaccando l'Inter. Attenzione, perché secondo me, se non prendi un attaccante, se qualcuno, vedi Zazzaroni anche ieri sera in trasmissione, cosa ha detto? Se non prendiamo un attaccante, se qualcuno non incomincia a parlare, io ti dico che questa squadra mai come quest'anno ha bisogno di essere protetta, perché altrimenti non ce la faremo. Perché rischiamo di subire il peso, soprattutto di quelli con le maglie bianconeri. Quel peso mediatico e non solo che hanno. Cerca di capire. Ma poi dico io, no? Cioè, dici, non ho argomenti per andare davanti ai microfoni. Ma mi spiegate dove cazzo è il rigore per il Verona? Come si fa a fischiare un rigore al 96esimo? Ma dov'è il rigore per il Verona? Perché io ancora non l'ho capito? Perché io ti posso dire, puoi dare fallo sulla smanacciata, che poi non è nemmeno una gomitata. Con le immagini che abbiamo visto in queste ore, sulla smanacciata di bastoni, ti arrivo a dire, puoi dare anche fallo, ma mi dici dove cazzo è il rigore per il Verona al 96esimo? Perché io non l'ho capito dov'è il rigore per il Verona. Dov'è? Quindi quelli dell'Inter avrebbero anche argomenti per andare davanti ai microfoni. Ora, visto gli ultimi miei 2 video, ho letto tantissimi messaggi, mi avete scritto in tantissimi, sono davanti agli occhi di tutti i vostri messaggi, basta andare sotto i video. Marotta non parla perché vuole andare in FCC. Marotta non parla perché siamo deboli a livello finanziario e poi scoperchiano il discorso finanziario. Ma, non, ma perché? Ma perché? Questo cosa vuol dire? Che noi dobbiamo subire perché siamo deboli finanziariamente e come ci stanno dicendo da mesi, perché siamo tecnicamente falliti, come dicono loro, che l'Inter ad oggi non è fallita. L'Inter ad oggi non è nei tribunali ci sono loro, non ci siamo noi. Questa squadra è abbandonata a se stessa. Giocatori ed allenatori ed allenatore sono abbandonati a se stessi. Qualcuno dell'Inter deve parlare. Guardate cosa ha detto Zazzanoni ieri in una trasmissione sportiva in TV. All'Inter qualcuno deve parlare. Non siamo la dirigenza più forte, non abbiamo i dirigenti più forti d'Italia. Allora me lo spieghi perché non parla nessuno? Ci stanno massacrando, attenzione a mettersi a 90 davanti a questo giochino. È molto pericoloso, io te lo dico, è molto ma molto pericoloso, perché sta passando un messaggio che noi si ruba e che a loro gli vanno contro. Quando ieri nella partita Salernitana-Juve ho visto delle robe allucinanti. Quella è una partita che la Juve deve perdere, che va a vincere addirittura. Non l'ho detto io che va salvato il brand Juventus, l'ha detto qualcun altro. Hai sentito mai qualcuno che ha detto va salvato il brand Inter? Non mi sembra. Ha
Hanno detto che va salvato il brand Juventus, no? Mi sembra ieri sera lo abbiano fatto, oltre a tutte le altre cose che hanno fatto per tenerli nel campionato italiano, perché questi dovrebbero essere stati radiati già da una decina d'anni. E parlano anche, ma parlano perché hanno strada libera, parlano perché sono in discesa, parlano perché nessuno li contrasta, parlano perché nessuno li punge, ed è uno schifo lasciar passare questa Roma. La società dell'Inter sta mancando di rispetto anche ai tifosi nerazzurri, te lo dico io. Allora, parliamo un po' di calcio, un paio di minuti. Gialò è un giocatore da prendere, non me ne frega una sega. Gemma e Esploso Bissek sono due giocatori totalmente diversi. Bissek e Gialò sono due giocatori totalmente diversi. Diciamo che non abbiamo la forza di dare qualche milione alla squadra di Gialò, diciamo la verità, è che ce lo soffia la Juve. Basta, perché tanto se si continua a mettere la polvere sotto il tappeto, ragazzi, non si va da nessuna parte. Gialò non lo prendi perché non puoi spendere 3 o 4 milioni. È molto semplice. Non rompete i coglioni, non dico a voi, ragazzi, seguite il canale, a molti che devono giustificare il cinese che sono, ma è esploso Bissek. Bissek è un giocatore, Gialò è un altro giocatore. Sono la frutta e la carne, sono due cose, il pesce e la carne, sono due robe totalmente diverse. Gialò è un centrale difensivo che sbrana l'uomo, forte tecnicamente, forte di testa e velocissimo nello scappare all'indietro, molto più veloce di Bissek. Bissek è un animale nella falcata, Gialò è esplosivo ed è proprio il difensore che manca a noi. Vi ricordate che 5-6 mesi fa, ne parlavo anche con il mio amico Michele della chat degli esonerati che saluto, parlai di Buongiorno, avete visto i giocatori che è Buongiorno? Buongiorno, secondo me, è il primo difensore, insieme a Gialò, che dovrebbe prendere l'Inter, perché Buongiorno è il classico difensore centrale, ovviamente parlo di quello del Torino, che a me piace tantissimo, è il classico difensore che a me piace tantissimo, perché tatticamente l'è intelligente, ha un bel piede, piede discreto. A livello difensivo non fa passare nemmeno le mosche perché è fortissimo sull'uomo e poi c'è anche il vizietto del gol. 6 mesi fa parlai di Buongiorno, Giuseppe, ma chi è questo Buongiorno? Hai visto ora chi è Buongiorno? Quindi ragazzi, oltre al fatto che all'Inter qualcuno debba parlare, io ve lo ripeto, se non prendiamo una punta rischiamo di buttare all'aria una stagione. Attenzione, quindi ora io in questi 20 giorni sono curioso di capire cosa vuole fare la società. C'è anche un discorso di liste, non può entrare un giocatore se non esce un altro, perché se non esce Sanchez non entra nessun attaccante, mettiamocelo in testa, o Arnautovic, perché poi alla fine abbiamo capito che non possiamo andare avanti con questi, cioè, con questo quartetto di attaccanti. Serve almeno una terza punta. Quindi io spero vivamente che qualcuno all'Inter parli. Concludo il video dicendo, ma sono convinto, ci metterei, guarda, ci scommetterei qualsiasi cosa, sempre tornando in ambito della Juve, perché sono loro che scommettono, e secondo me purtroppo non parlerà nessuno, ragazzi. Secondo me non parlerà nessuno, saranno tutti zitti e stanno lasciando sola la squadra allenatore, e questa è la verità. Bisogna dirla, è inutile girarci troppo intorno. Capito? E io su YouTube, perché io non sono una televisione, io la posso anche difendere l'Inter, ma devono essere loro a difendere l'Inter, non io. Ciao Inter.